siamo a Via D'Amelio, oggi 19 luglio. E perché sei qui? Sono qui sia per motivo personale, sia per motivo anche semiprofessionale. Innanzitutto perché ho a cuore la questione del 19 luglio 92. Penso che scoprire cosa è accaduto in questo giorno di parecchi anni fa significhi smascherare quella che secondo me è la mafia di Stato. Una vera democrazia non può essere attuata se non si scoperchia questa situazione, che è emblematica di tutti i problemi che poi esistono in questo paese. E il motivo semiprofessionale è che io nasce come hobby, ma comunque per vocazione, per diletto personale, porto avanti insieme a tanta gente una pagina informativa su Facebook. E come si chiama? Informare per esistere. E quindi, insomma, attraverso questo mezzo cerchiamo di diffondere informazioni che i media normali di solito nascondono, comunque non considerano affatto. E questa è una delle questioni che noi cerchiamo di portare, insomma, alla ribalta. Grazie. Siamo con Emiliano Morone. Emiliano, perché sei qui oggi? Sono qui perché anche una persona in più è importante. Sono qui perché soprattutto Paolo Borsellino ha lasciato in eredità ai giovani il compito di portare avanti la sua battaglia, una battaglia di giustizia e di verità, una battaglia di democrazia e di libertà. Sono qui per respirare quel fresco profumo di libertà che si sente in questa piazza, ma anche in tutta Italia, da qualche anno a questa parte, da quando i movimenti, i ragazzi, le persone interessate si sono uniti in nome di Paolo Borsellino per un'Italia diversa, per un'Italia in cui non esistano rapporti di complicità tra politica e criminalità organizzata, per un'Italia fondata sui diritti. Grazie. Chi sei e perché sei qui? Sono Massimiliano Di Pillo da Pescara, Abruzzo. Sono qui perché non si poteva non essere qui. Paolo Borsellino per noi è fondamentale, Salvatore ancora di più. Quindi è giusto essere qui, è giusto aver fatto la marcia fino a Castelutveggio, è giusto essere stasera qui. In quanti siete venuti da Pescara? Siamo in 5, ma poi è partito un pullman che ha raccolto un po' di altri ragazzi per tutto il sud, insomma. Però noi siamo in 5 con l'aereo, da 2 giorni siamo qui. Grazie. Grazie a voi. Siamo a Via D'Amelio, siamo con Sebastian. Sebastian, perché sei qui oggi? Ma perché lo sento, perché sono contento di essere, come posso dire, un'agenda rossa, di essere insieme a Salvatore, faticare con lui, fare la salita e a dargli una mano in tutti i modi a fare in modo che, insomma, che la coscienza, che le persone si svegliano, insomma, che è giusto che la gente sappia che cosa è successo qua e che, come posso dire, è importante, ma veramente importante, che la gente ricordi chi è stato Paolo Borsellino, perché veramente, come lui ripete, è stata una persona che veramente ne nascono una ogni 100 anni. Lui, insieme agli agenti della sua scorta, ci hanno insegnato veramente che quella cosa che si chiama coraggio, il coraggio di non mollare mai, il coraggio di portare avanti le proprie idee, il coraggio di non farsi comprare, insomma, è il sacrificio che loro hanno dato e l'hanno fatto per noi, l'hanno fatto. Per me è un onore proprio poter essere anche solo vicino a Salvatore, anche a potergli portare anche solo un bicchiere d'acqua, perché io più di quello non faccio. Siamo con Adele Conte. Adele, un pensiero, una riflessione sulla giornata di oggi, 19 luglio. Oggi è importante perché, a parte essere un anniversario importante di una tragedia che ha fatto aprire squarci di verità su questo paese ancora non del tutto chiarite, è una giornata importante anche perché in questi anni stiamo cercando in tante persone di far uscire fuori la verità su cosa si basa veramente lo Stato italiano, su quali regole, e piano piano farle conoscere a più persone possibili, quando ancora sembrano con cose che sappiano soltanto persone informate dei fatti, strette cerchie di persone che si interessano. E la strage del 19 luglio, l'uccisione di Paolo Borsellino e anche in ricordo anche di comunque sempre di Giovanni Falcone fanno sì che la memoria non si chiude, ma non è una memoria fine a se stessa, non è una commemorazione, è una voglia di lottare, di dire non si è fermato lì, non si è fermato quel giorno, continueremo noi, io ho 28 anni, quindi la mia generazione soprattutto dovremmo cercare di sentire il nostro Stato nostro e non di altre persone che lo usano contro gli altri.
Quindi io sono stracontenta di essere qui, che è un segno di lotta, è un segno di vitalità, non è un segno di commemorazione fino a se stessa. Grazie mille.